ancora Radio 1, sempre con l'Italia in diretta, ancora con Sandro Fioravanti e Lorenzo Scoles, ma abbiamo Alessandra Palazzotti. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, Alessandra diceva la forza dell'amore, ma in realtà, insomma, sì, anche quella, ma ci sono tante altre cose che compongono l'incapacità di star fermi. Cioè, Special Olympics si è mossa in ogni modo e maniera, anche durante il lockdown, con gli Smart Games, con l'andare sulla Luna e tornare, che è stato declinato in mille diversi modi, ma davvero magnifico. Io ne cito uno per tutti perché mi ha colpito, insomma, no? Christian, che è un ragazzo che ha corso il suo tratto, il suo contributo a questo viaggio verso la Luna a San Pietro e su Via della Conciliazione. Insomma, ognuno ha trovato il suo modo per immaginare, no, di arrivare sulla Luna correndo. Sì, ogni giorno, in realtà, ogni giorno di noi fa un pezzetto, perché ancora la Luna è lontana, siamo a 173.000 chilometri e quindi ce ne mancano tanti, ma insomma si può aggregare sempre nuova gente, quindi possiamo comunque continuare a camminare tutti insieme. E certo, sì, pensavo ad arrivarci un po' prima, però effettivamente sono proprio tantissimi chilometri e c'è veramente gente che sta facendo delle imprese inenarrabili, in bici, a piedi. E poi adesso inserirà anche i suoi dati, sai, Luca Parmitano, che ha fatto una call con noi e poi ci ha promesso di inserire anche lui i chilometri che ha fatto in questi due mesi. E diciamo, quello ci può dare un bel aiutino, perché non sono i miei 10 chilometri, ma insomma lui se dà un po' di più. Quindi siamo in attesa di vedere se ci dà uno slancio verso la Luna, Luca. Tra l'altro, perché siete stati di ispirazione per lui, ha dichiarato. Sì, beh, è stato fantastico, Le abbiamo fatto un sacco di domande, i nostri atleti erano liberi di farle tutte le domande che volevano, quindi è stata una Zoom veramente divertente, perché lui si è messo a completa disposizione e ha risposto, tra l'altro, io credo che per insomma uno scienziato, uno che parli di certe cose così complicate, parlarne in modo semplice a persone come noi, sai, che non siamo del campo, non deve essere proprio facile, invece lui ci è riuscito benissimo, cioè ha semplificato tutti i concetti, per cui dopo la corsa siamo sentiti tutti un po' astronauti. Ne sapevamo sempre un po' di più, sì. Senti, la prospettiva ormai è andare verso il 2021, ci saranno i giochi italiani. Io vorrei comunque ricordare che Special Olympics si occupa di inclusione e si occupa di disabilità intellettiva. Lo sport è un elemento trainante, insomma, no? Lo è stato per lo sport paralimpico, lo è stato per ogni tipo di disabilità anche nel recente passato, e i passi avanti sono tanti. Ho detto, siamo ancora lontani dalla Luna, ma in realtà il percorso che avete fatto in questi anni è davvero enorme, no? E i risultati si vedono. Beh sì, sono stati fatti tantissimi passi avanti, tanto c'è ancora da fare chiaramente, però quando vai a coinvolgere il mondo della scuola, migliaia di volontari tra i giovani, i meno giovani, sai, in qualche modo cambi la cultura, e quindi questo è quello che poi ci interessa fare a noi. Quindi abbiamo continuato sempre a lavorare nel periodo del lockdown, adesso ancora di più, e abbiamo in mente tutta una serie di iniziative da poter fare anche in questa situazione ancora un po', no, particolare. E quindi la nostra, non so, io arriviamo su Bullwick a settembre, che di solito andava a coinvolgere anche tanti atleti insieme, la faremo sul territorio, quindi con dei numeri magari più piccoli, ma con eventi molto particolari, con tante dirette live, tante tweet, tante interviste. Insomma, stiamo cercando di modificare un po' la tipologia di evento al quale siamo abituati, fino a che poi arriveremo a rifarli come ci piace a noi, quindi con gli abbracci, con i lasci. E anche in grande, perché Alessandra, tu menzionavi il numero appunto degli eventi, ma anche delle persone coinvolte, e lì si parla veramente di cifre incredibili. Stiamo parlando di milioni di ragazzi e adulti che possono, grazie a voi, cimentarsi in una quantità di attività e di discipline veramente incredibili. Quali sono le dimensioni appunto di quello che fate? Beh, adesso Special Olympics nel mondo ha quasi 6 milioni di atleti, quindi veramente un bel numero. Noi qui in Italia abbiamo circa 18.000 atleti
che possono fare tante discipline diverse, quindi da quelle più classiche, no? Del nuoto, calcio, atletica, a quelle magari un po' meno conosciute come il badminton, poi il tennis tavolo, la pallavolo, la pallacanestro, c'è un po' di tutto, ci stiamo aprendo anche qui in Italia al karate, diciamo che abbiamo una ventina di discipline sportive. E la cosa bella è che si possono tutte fare in modalità unificata, noi chiamiamo, quindi ci sono atleti che hanno disabilità intellettiva e atleti senza disabilità intellettiva, che quindi gareggiano nella stessa squadra, o, che è un concetto già più semplice, no? Capire come si può fare insieme, ma anche negli sport individuali, che può sembrare più complesso, ma in realtà invece è di grande soddisfazione. Quindi nel nuoto in acque libere abbiamo l'atleta e abbiamo il partner che fanno i loro 1500 metri in acque libere. Quindi in ogni sport possiamo offrire questa modalità che è davvero bella, 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 perché l'inclusione è già lì nel momento dello sport e quindi diamo un'opportunità agli atleti senza disabilità di comprendere questo mondo, di approcciarsi alla diversità nel modo giusto. E quindi è lì che quello che dicevano di cambiare un po' la cultura in questo senso, perché poi quando uno davvero fa sport con una persona che ha qualche difficoltà, riesce a capire come può mettersi a disposizione, riesce a capire che non deve essere l'unico protagonista del gesto sportivo, ma può essere d'aiuto a qualcun altro e può raggiungere l'obiettivo insieme a qualcun altro. Quindi è quello che tentiamo di fare con questo sport unificato e che stiamo riuscendo a fare. Alessandra, mi permetto di aggiungere, perché qua il paradosso è che per chi non l'ha vissuto sono ancora parole, ma per chiunque abbia visto ancora solo un'ora, uno dei grandi accadimenti, avvenimenti, dei grandi momenti in cui tutto questo accade, esce sorridendo, esce contento. Il regalo in realtà, come dire, lo si fa a chi la disabilità non ha. E l'altro elemento molto importante, che forse no, con gli anni uno dimentica di sottolinearlo, però Alessandra, insomma, le famiglie che vivono tutto questo cambiano radicalmente la loro vita quando hanno un approccio di questo tipo, quando cominciano a condividere questi sorrisi e questi momenti che sono di enorme gioia, dilagante gioia proprio, no? È un modo davvero diverso, per Sì, cui. è quello che si respira nei nostri eventi, infatti è proprio questo, si pensa di andare, no, a dare una mano ad un evento di disabili, oh, chissà che pesantezza, oh, un po' di pietismo, e invece in realtà tu incontri solo gioia, abbracci, voglia di vivere, dirompente, insomma incontri tutto un mondo diverso da quello che ti immaginavi e questo quindi ti cambia un po' tutta la prospettiva. E allora veramente se ci sono dei giovani adesso all'ascolto, anche dei genitori, io veramente stimolo a fare anche solamente una volta un'esperienza in un evento Special Olympics, venirlo a vedere o partecipare come volontari perché è veramente un qualcosa che si può cambiare la vita in meglio, anche solamente insomma farti conoscere un mondo un po' diverso. Alessandra, l'auspicio è naturalmente che quello che fate con Special Olympics si diffonda anche in altri ambiti, perché ora mi viene in mente soltanto la ristorazione, in cui ci sono stati effettivamente degli esempi concreti di inclusione. Da questo punto di vista lo sport sembra essere un po', non soltanto pioniere, ma un po' l'aspetto più vistoso di questa nuova cultura. C'è bisogno di espanderla anche in altri ambiti? Ma sì, guarda, lo sport è solamente un mezzo, uno strumento perché è molto immediato e quindi si capisce subito che metti una palla in mezzo al campo e non ci stanno più diversità, non si gioca solamente a pallone. E questo però è solamente un mezzo, uno strumento perché poi per noi il grande obiettivo è la vita di queste persone, quindi l'inserimento per esempio nel mondo del lavoro che è fondamentale. Io lo so che è un periodo difficile per tutti, però diciamo il lavoro dà dignità, no? E allora lo dà a tutti, anche alle persone che appunto partono con qualche difficoltà. E se vengono inserite in aziende, appunto ristoranti, come dicevi, in qualunque tipo di lavoro loro possono essere in grado di farlo, se ben affiancati, come nell'ambiente sportivo, cioè ci deve essere un coach, qualcuno che, come dire, lo segue passo passo, almeno all'inizio, ma dopo possono essere veramente dei grandi motori all'interno delle aziende o delle organizzazioni, possono portare una ventata, che dire, di voglia di vivere, che è veramente di gioia, anche di comprensione e di solidarietà che magari prima non c'era. Quindi lo sport per noi è strumento e mezzo per far conoscere le capacità e le abilità, per far conoscere che si può
ci si deve impegnare magari un po' di più per comprendere quelle che sono le abilità e valorizzare le abilità e non parlare sempre delle disabilità. Valorizziamo quello che abbiamo, no? E allora possiamo ottenere dei buoni risultati. Se ci fermiamo sulla disabilità, beh, otteniamo poco, eh? E poi siamo tutti un po' disabili, quindi conviene a tutti, eh? Lavorare sulle abilità. Figurati, con Lorenzo e me hai proprio, cioè, insomma, Sfondi porte aperte. Vai, come lo sai, con Lorenzo te lo dico io. Sì, Sì, Alessandra, grazie infinite. Noi, come dire, in bocca al lupo per quel che c'è da ok. Viva il fare. lupo, ma vi dovete No, viva la inserire lupa. nella... Viva la lupa sempre, vai. No, dico, vi dovete inserire nell'app The Moon and Back, andate sul sito, sulla pagina della Luna, perché voglio vedere anche i vostri chilometri, ragazzi, che per notte arriviamo a dicembre, Brava, a andiamo col tuo Natale sulla Luna. contributo, hai ragione. Date il vostro contributo, sul sito ci Assolutamente sono sì. tutte le indicazioni, ok? Guarda, Ora io voglio vedere Sandro Fioravanti e Lorenzo, non so il cognome, ma ti Scoscoles. picchierò. Oh, perfetto, vi voglio vedere tra i primi in classifica. Alessandra, io mi giocherò un vecchio detto legato alla Luna. Dice, c'è un piccolo passo per me, ma è un grande passo Esatto, però è per te, perché io esatto. passi pochi, insomma, però quel poco Ma quasi c'è quel significativi. poco, fa tutto, tranquillo. Grazie Grazie Alessandra, ragazzi come grazie sempre. Ciao, ciao, Alessandra. ciao, ciao. Ciao.